conversazione di introduzione al dottor Giorgio Vitali con la chiesa del Borromini, che forse già è stata messa prima in copertina, ma la rimettiamo. Facciamo anche vedere, tanto per incominciare questo discorso, i bassi fondi di Roma. Oh, questo io l'avevo preso per un quadro del Caravaggio. Il pittore, lo stile è quello, lo stile, lo spirito è quello. Questo è di un suo scolastico, probabilmente. Esattamente. Che però è del 1619-1620, ma siamo lì più o meno, perché esattamente. È morto, mi pare, nel 1605, se mi ricordo bene, Caravaggio. Morto anche dopo. Dopo? Nel 30, siamo nel 30. Boh, non me lo ricordo più, vabbè, un po' di... In epoca direi... Siamo in calo di zuccheri. Galileiana, per uno si può ricordare tutto, ma noi iniziamo, perché di fronte a queste bellezze, che sono queste bellezze eccezionali che l'architettura pretesca grazie a grandi architetti ci hanno lasciato, no, ma aspetta, grandi ricchezze, qua bisogna dire delle tangenti sui postriboli che prendevano, allora abbiamo fatto vedere di nuovo questo, perché l'altro aspetto, quello che è rimasto è questo. L'altro aspetto è quello della vita reale, della vita vissuta, di tutti i giorni. E allora tu avevi anche posto un problema fondamentale relativo ai rapporti tra l'impero d'Oriente e l'impero d'Occidente, chiamiamolo così, laddove ovviamente l'occidentalismo era rappresentato prevalentemente dalla Chiesa romana d'Occidente, è chiaro? E tu avevi detto... No, anche perché la Chiesa romana d'Occidente ha sempre controllato i residui dell'impero d'Occidente. È fuori discussione. La lotta millenaria con l'impero nasce da questo, dall'impero che vuole rimpadronirsi delle sue funzioni e dalla Chiesa che vuole invece estrometterlo da queste funzioni, avendolo non solo, diciamo, l'aldilà come gestione, ma anche l'aldiquà. Centrato, ovviamente, uno scontro centrato in ogni caso su una contesa di carattere territoriale, di controllo territoriale, che riguardava, come dicevo, la parte occidentale e non quella orientale, salvaguardando la purezza di quella che ha continuato a chiamarsi in ogni caso Chiesa ortodossa, la quale non a caso è ortodossa, perché è in linea con la dottrina fondamentale. Queste cose le dobbiamo dire, ricordiamolo. Mi dicevi tu stamattina, ma questa faccenda dei rapporti tra Chiesa d'Occidente e Chiesa d'Oriente, rapporti tesi che c'erano allora come ci sono oggi, che invece di arrivare a una conclusione, man mano che la Chiesa d'Occidente la scissione dell'editto di Tessalonica, tutto nasce da lì. Lasciamo stare questo discorso, io sto dicendo un'altra cosa. Man mano la Chiesa scivola sotto il dominio del sionismo e più la Chiesa ortodossa questa è la fine. No, ma la Chiesa ortodossa no, certo. Si distaccherà da questa Chiesa qui. Oh, queste sono ci ha provato anche adesso a portarli sulla loro sponda. Esattamente. Ci ha provato in tutti i modi, la visita di Turchia non è casuale. Esattamente. Attenzione. Allora, in questi rapporti, che sono rapporti veramente molto interessanti, che non sono stati studiati, di questi rapporti noi vogliamo dire alcune cosette veramente semplici. Ricordiamoci che l'umanesimo e il Rinascimento sono scoppiati nel momento in cui, grazie al pressing che i turchi facevano nei confronti dell'impero bizantino, molti intellettuali di quell'area sono venuti in Italia e hanno portato la cultura greca e la filosofia greca, che era stata assolutamente ignorata, è stata coperta e falsificata. Falsificata, distrutta, bruciata. Esattamente. Quello che ha fatto Hitler è niente in confronto a quello che ha fatto la Chiesa Cattolica. Esatto, ma è proprio niente. Allora, è importante che si ricordino queste cose. In più, se esiste oggi un rifiorire, oggi, se è esistito dal 1450 in poi, un rifiorire della cultura umanistica, si deve a questi greci, no?
Giorgio Gemisto Pletone, dico un nome come gli altri, il cardinale Bessarione, posso dire tanti altri, i quali sono quelli che hanno poi, dal loro punto di vista, influenzato tutto il pensiero rinascimentale, che era neoplatonico. La rinascita del neoplatonismo è avvenuta grazie a questi avvenimenti, se no ci sarebbe stato. Copernico e Keplero hanno derivato da Archimede, ma è fidel- da Platone, da Plotino, siamo e compagnia bella. Usciti dall'oscurantismo grazie all'apporto di ciò che rappresentava la cultura moderna, cioè modernità dell'epoca, della grecità, giusto? Ora, questa cosa qui... Una seconda rivoluzione culturale dell'Occidente derivante dalla Grecia. Allora, dirò di più. Esatto. Non quella del primo secolo avanti Cristo, anche quella del 1400-1500. Ricordiamoci che ci fu all'epoca anche la riscoperta dell'architettura greca. Perché scoprirono, iniziarono i primi scavi. Ma infatti a Venezia il grande architetto che faceva i tamburi degli ingressi delle ville, le ville quelle del Piave là, come ma quello è dopo, Vanvitelli dopo. No, Vanvitelli, oddio, quello che c'è in America, il neoclassicismo, come cavolo si chiama? Il famosissimo architetto, quello delle ville del Brenta. Appunto, non è il Vanvitelli. No, non è il Vanvitelli, anche lui, ma quello famoso l'altro è del 1650 più o meno, ma è derivante da quell'ellenismo lì. È tutto da lì. Allora ritorniamo a dire che la grande scultura subliminata da Michelangelo intanto c'è stata, in quanto c'è stato il recupero del Palladio, il Palladio, certo, le ville palladiane, certo. Certo, in quanto c'è stato il recupero, la salvezza di ciò che era interrato nel tempo, e questi avevano cercato di nascondere il più possibile, nascondere anche perché erano statue ignude, quindi ti immagini nella pruderia di questa gente, che nascondeva con la pruderia, nascondeva la volontà invece di oscurantismo che ha caratterizzato questa chiesa sempre, e c'è stato sempre bisogno di grandi rivoluzioni per uscire fuori da questa cappa. L'ultima cosa che volevo dire, che è sempre da questo punto di vista molto importante, e che riguarda sempre il rapporto tra la cultura che è uscita fuori dal Rinascimento e tutto quello che vi è stato apportato dal ruolo e la funzione degli arabi. Se non ci fosse stata l'intermediazione degli arabi, certo. Noi buona parte dell'antica letteratura greca, della filosofia greca, della geometria, non la conosceremo. Noi non la conosceremo, perché era stato tutto nascosto e bruciato. A tutt'oggi la cultura del recupero, ad esempio, degli incunaboli, questa roba qua, è importantissima, perché dimostra come su certi scritti della filosofia greca, oggi all'epoca i fratacchioni ci hanno messo i salmi, cioè quelli che oggi stanno fallendo, che hanno fatto investimenti nell'industria delle armi e nella roga. Esattamente. I fratacchioni, i fraticelli minori. Questi nascondevano sta roba e sono rimasti fregati, perché anche, come dicevo, andavi a grattare a sopra a questi salmi e veniva fuori la grande opera filosofica di matrice greca. Per concludere quello che ho detto, vi voglio leggere un importante pezzo da questa fondamentale rivista. Ma vogliamo fare un video sui Saturnali? In un secondo tempo lo faremo. No, ma adesso. No, è inutile che lo facciamo. No, adesso, prossimo. Sì. No, ma adesso no, perché adesso sul Dies Solis, dai, un attimo. Non l'abbiamo qui, quello ma che. Ma ce l'ho io, dai, ne parliamo io. Vabbè, allora lo aggiungiamo lì. Precisazioni sulla natura delle definizioni delle categorie del monoteismo e del no, bisogna dire che significa Pantheon, poi. Vabbè, che vuol dire? Tutti li detti, tutta una divinità aperta a tutte. È una chiesa un tempio aperto a tutte le divinità. Allora,
voglio leggere alcuni pezzi di questa. Non a caso i romani erano veramente liberali sulla le prese di coscienza religiose. Allora, una certa deviazione, e beh, questo è un trattato molto importante che riguarda l'essenza praticamente del politeismo e del monoteismo, e come quello che noi chiamiamo oggi monoteismo in realtà è un politeismo di oscurato. Esattamente, 10.000 santi, sì, è tutt'altra roba. Osannati, no, i templi qua e là, no, ragazzi, gli oracoli, sì, trasformati. Sì, sì, cioè, funziona, è in attività. Allora, leggiamo questo pezzo perché veramente ci sarebbe da leggere. Io ho segnato parecchie pagine, ma non le possiamo leggere tutte. Allora, allo stesso tempo non si può utilizzare come carattere distintivo delle religioni monoteistiche il fatto che siano state fondate a partire da una rivelazione originaria o profetica, perché la stessa cosa si può dire anche di religioni considerate politeistiche. Questo è un concetto molto importante. Le apparizioni delle ninfe. Un altro errore. L'apparizione delle ninfe. Esatto, un altro errore è costituito, che sono sostituite dalle Madonne, e non le ninfe. Un altro errore è costituito dal fatto che si ritiene che i monoteismi siano fortemente caratterizzati dall'esperienza dell'azione divina come immanente al mondo e perciò dalla costituzione di una teologia fondata su una precisa concezione della storia, la quale sarebbe fortemente improntata all'attuazione soteriologica di fini escatologici universali. Cioè, e questo è implicito, la globalizzazione implicita ad esempio all'ecumene cattolico e soprattutto alla globalizazione ebraica. No, ma soprattutto al braccio armato della Chiesa, che sono sempre stati i gesuiti. Esattamente, eccoli qua. Ce li abbiamo qui, poi parleremo in un prossimo video della politica dei gesuiti, perché c'è un testo di un filosofo seguace di Giovanni Gentile che io ho reperito nella biblioteca. Ma tutto ciò è valido anche per una religione che può essere considerata politeistica dagli studiosi, come quella indù, ad esempio, nella quale il senso di immanenza del divino è costante e il piano soteriologico della moksha o liberazione è strettamente finalizzato all'escatologia finale, che prevede lo svincolamento dell'anima vivente dai cicli cosmici, dal circolo del samsara e dunque dalla trasmigrazione perpetua. Allo stesso modo non si può dire che il monoteismo pretenda obbedienza etica alla volontà divina, la quale cosa è valida generalmente anche nei diversi politeismi. Abbiamo così smontato tutte quelle chiacchiere imbecilli secondo cui il monoteismo sarebbe superiore ai politeismi. Non è vero nemmeno che il monoteismo sia inseparabile dal proselitismo e che il proselitismo sia una conseguenza logica del monoteismo, perché in questo caso ci si riferisce esclusivamente al monoteismo di carattere esoterico e confessionale, dunque ad un monoteismo volto ad un certo esclusivismo aggressivo che si concretizza in un missionarismo esteriore orientato alla conversione degli infedeli alla vera ed unica religione. Perfetto. Quindi il concetto di vera e unica religione è un falso logico. Perché se fosse politeismo non puoi dire che la tua è la vera religione. Quindi siete un branco dei mascalzoni, siete un branco di delinquenti, tutti quanti invece siete. Per cui, come tu sei un infedele, se va bene ti vengo a castrare, a rovinare, se no, se non va bene ti ammazzo pure, capito? Se una religione afferma che esiste un Dio unico a livello universale e questo stesso Dio è a principio della sola religione che lo afferma, gli dei posti a principio delle altre religioni sono ritenuti falsi dei.
ne deriva uno slancio umanitario di benevolenza universale. Vedi questo, vedi come definisce molto bene questo, che le porcate che fanno questo, di benevolenza universale attraverso il quale si ricerca l'integrazione degli altri uomini nel vero bene o nella verità che la religione missionaria presume di possedere in modo esclusivo, al fine di liberare gli uomini e le nazioni dall'errore e dalla idolatria. E con questo io chiudo, perché in effetti non c'è altro da dire. E la menzogna implicita nel concetto di monoteismo è stata ampiamente descritta da questo grande pensatore che scrive in questa rivista di studi latini. Gaudeamus igitur juvenes dem sumus. Chi sono?